poi l'effetto del proprio investimento. Anche questo è misurato matematicamente. Prima di settembre il Fondo Monetario Internazionale ha giudicato una contrazione, cioè una riduzione dello spazio del PIL mondiale dello 0,4%, dal 4,1% previsto adesso si prevede il 3,7%, è statico nel futuro perché nessuno sa nel 2019 che succede. Può essere peggiore, migliore, e quindi si dice anche il prossimo anno più di tanto non crescerà il mondo. Non c'è una previsione di serenità verso la quale puoi scommettere quello che può succedere. Una contrazione quindi significativa del commercio mondiale e del PIL mondiale. Secondo noi, tanto per dare qualche dato elemento più vicino a casa nostra, se guardate l'ultimo trimestre delle esportazioni tedesche e italiane, e misurate una caduta abbastanza forte. E le esportazioni tedesche sono diminuite dell'1,8%. Il dato italiano, specialmente nella meccanica, che è il settore tra l'acciaio, l'alluminio e l'auto, e la sua componentistica maggiormente colpita, specialmente in Europa, la minaccia di introdurre il dazio al 25% sulle auto europee da parte del Trump ha allarmato molto tutti i produttori automobilistici europei, tedeschi e francesi in particolare, per cui gli investimenti sono calati e le esportazioni pure sono calate di quella proporzione. Noi abbiamo in questo benedetto nostro paese la connessione, specie nel settore meccanico, molto forte con, specie sul terreno della fornitura, subfornitura e componentistica, con il settore dell'auto e della meccanica tedesca, abbiamo avuto un contraccolpo fortissimo dell'1,7, se non sbaglio, nell'ultimo trimestre delle nostre esportazioni. Paradossalmente, occorrerebbe anche che i nostri governanti attuali, meno Twitter, meno Facebook, meno video, e studiassero un po' di più. Se voi guardate dentro le esportazioni, vi accorgereste che il calo della Germania e conseguentemente la nostra economia, che è legata a quella tedesca, su questo settore industriale, il calo è avvenuto sui mercati extraeuropei, mentre va bene sul mercato interno europeo. Tranne che noi facciamo la guerra al mercato interno europeo e tifiamo per gli extraeuropei, siamo un paese appunto un po' dissociato da questo punto di vista. Quindi sta avvenendo una contrazione o un rallentamento forte dell'economia mondiale in conseguenza di questa guerra commerciale che è in atto. Secondo elemento, anche qui brevemente, non solo commerciale ma anche finanziaria, e questo è un dato che ci interessa, su cui bisogna prestare attenzione, perché cosa sta capitando in termini banali? Sta capitando una cosa, come dire, abbastanza automatica, e cioè che gli investimenti finanziari del mondo stanno abbandonando i mercati incerti e spostano le risorse sui mercati certi. Chi c'ha da fare investimento finanziario e giudica un mercato instabile, disinveste e sposta i capitali finanziari verso i mercati che vengono giudicati più sicuri, più stabili, più tranquilli e remunerativi per il loro investimento finanziario. Quali sono oggi i mercati stabili più relativi? Non sono i beni rifugio, oro, diamante, sì, quello sempre storico, non è inutile ripeterlo, ma sono il debito tedesco, il Bund tedesco, il debito americano e il dollaro. Il dollaro, la valuta, specialmente da quando il dollaro si è rafforzato sulla base e in conseguenza di questa linea politica americana. Si è rafforzato in maniera tale che la Federal Reserve ha aumentato il tasso di sconto, avete visto la settimana scorsa, di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. Quindi è un dollaro molto forte. Tutto questo che vittime crea nel mondo? Perché lui fa la guerra commerciale, ma il mondo paga. Che vittime crea? Ci sono già i feriti gravi sul campo, quasi moribondi. Quali sono questi feriti? Sono quei paesi che hanno un alto debito pubblico. A partire da quei paesi che hanno un alto debito pubblico,
specie se ce l'hanno in dollari. Chi sono? Argentina, Turchia, Indonesia, Sudafrica, che hanno un grande debito pubblico e ce l'hanno in dollari. Perché loro che problema hanno dovuto affrontare tra agosto e settembre? Per questo vi dico, le cose corrono. Hanno dovuto affrontare un problema che è questo, e cioè gli investimenti sul loro debito pubblico si sono spostati, loro hanno bisogno di finanziare il loro debito pubblico, ma per avere chi investe sul loro debito pubblico devono offrire un tasso di interesse molto più alto rispetto al precedente. In più, siccome ce l'avevano il dollaro è forte, il loro debito è aumentato, perché devono rimborsare un dollaro molto più caro, e quindi la forbice del loro debito è aumentata. Dovendo pagare un tasso di interesse molto più alto, cosa succede? Chi viene colpito? Il sistema bancario, che deve trasferire in qualche modo questo interesse che paga per evitare il proprio default, il proprio fallimento. E su che lo trasferisce il mercato bancario argentino o turco? Guardate lo scontro anche di cronaca quotidiana tra Erdogan e il governatore della banca centrale turca, proprio su questo punto. Dove lo trasferisce? Lo trasferisce sul credito al consumo e sul credito all'impresa, facendolo pagare di più, trasferendo i costi. E cosa succede conseguentemente a questo? Che le imprese chiedono meno credito, fanno meno investimenti e riducono l'attività industriale, e le famiglie si indebitano di meno, il meno possibile, perché i mutui costano l'ira di Dio. E dove conduce tutto questo? Alla recessione. E come stanno reagendo quei paesi? L'Argentina ha chiesto aiuto al Fondo Monetario Internazionale, e Lagarde gli ha erogato, prima promesso e poi erogato, 57 miliardi di dollari per fronteggiare l'emergenza. La Turchia non ha chiesto aiuto al mondo per il loro orgoglio ottomano, e però sono nei guai seri, e specialmente noi che abbiamo una quota di esportazione e importazione industriale verso la Turchia rilevante. Allora, come capite da questa sequenza micidiale, voglio aggiungere, come dire, ora per allora, un avviso ai naviganti, perché temo che nelle prossime settimane riecheggerà molto nelle orecchie quello che vi sto per dire. Non c'è un grande vecchio, non c'è un complotto, che i mercati si reagiscono e spostano i loro finanziamenti non sulla base di un grande vecchio che a tavolino dice colpisco l'Argentina perché mi è antipatico Macri. No, si e sempre di più. Sapete come funzionano i mercati finanziari? E lo sapete meglio di me, o quantomeno si muovono su algoritmi. È l'algoritmo che muove gli capitali di investimento, sono degli algoritmi. Cioè, uno ha sempre l'idea che nelle borse ci sia sempre quello con 8 telefoni sui colli che urla, strepita, dice ma che cavolo fa a fare la conta? Non è più così, si muovono con gli algoritmi. Ci sono degli algoritmi a livello costruiti che contengono dei parametri che misurano le variabili e le tendenze economiche, che misurano il grado di affidabilità dei posti dove devi investire o disinvestire, hanno un range minimo massimo, e quando tu travalichi questo range va dato l'ordine di vendita. Ma in automatico? Se in automatico, quando recuperi viene dato l'ordine di acquisto. Guardate quello che è successo in Italia tra luglio, agosto, giugno, luglio, agosto. A giugno, luglio, parola di libertà. Quindi l'algoritmo ha misurato una caduta di fiducia e sono stati venduti 58 miliardi di buoni del tesoro, di cui 40 l'ha dovuti riacquistare le nostre banche nazionali, rimbottendosi. Si sono diventati obesi ormai, il debito pubblico interno, che è un problema molto serio, ha dovuto riacquistarlo, perché il mercato internazionale l'ha venduti.
Quando poi ad agosto c'è stata qualche parola di chiarimento di un ministro un po' disastrato in queste ore e di tranquillità, il mercato ha riacquistato 9,6 miliardi di buoni del tesoro. Che grande vecchio complotto, funziona così, funziona esattamente in maniera di credibilità e affidabilità se i mercati si spostano. Terzo, la questione industriale, perché uno mi può dire: oh, senti, tu che stai lì e racconti queste cose, però gli racconti balle. Io racconto i fatti, balle non ne racconto, fatti. Perché uno mi dice, mi ferma, anzi Riccardo dice, oh, mi ferma e mi dice: guarda che tu dici balle, perché se uno guarda i risultati americani sono risultati eccezionali, quella strategia paga. Guardate il PIL, l'ultimo trimestre è cresciuto al 4,1%, in media annuale 3%. Guardate la disoccupazione, caduta al 3,5%, mai più bassa degli ultimi 25 anni. Allora uno dice: ma di che parli? Perché questo avviene? Perché Wall Street brinda tutti i giorni sui risultati eccezionali che sta ricevendo l'economia americana e quindi è molto felice? Perché si muovono in quella maniera con gli algoritmi, ma le tendenze di giudizio sull'economia americana dei centri come Wall Street sono sull'istantaneo, sull'immediato. Cioè la borsa americana premia il risultato che c'è, e il risultato che c'è è positivo e quindi lo premia. Non si carica di immaginare cosa può succedere fra 6 mesi, 8 mesi, si affronterà quando succederà. I mercati ragionano così, ragionano così. Quell'azienda va bene, ti compro le azioni e il listino sale. Cioè i mercati, il successo, lo spleen è sull'istantaneo. L'istantaneo non ti coglie le crepe profonde di questo modello, ma ci sono però. E noi che non siamo operatori di borsa dobbiamo saperle. Siamo operatori sociali e operatori politici, dobbiamo sapere dove porta questo modello, se no la mia gente lo segue e poi si ammazza. Le crepe sono profonde e sono di questa natura, anche qui a titoli, perdonate. Primo, sul piano industriale e produttivo, perché non c'è niente da fare, le imprese, in questo caso le imprese americane, negli anni che abbiamo alle spalle, che sono storia industriale ed economica, cosa hanno fatto? Hanno allungato la catena del valore, e cioè i piani industriali di un'impresa americana che si chiama Google, che si chiama General Motors, cosa ha fatto? Ha allungato la catena del valore, cioè ha distribuito lungo una fabbrica distesa sul territorio mondiale, ha distribuito pezzi della propria produzione. Google ha una componentistica che viene, i cui pezzi vengono fatti e poi importati tra Cambogia, Vietnam, Indonesia, sud-est asiatico, Bangladesh. La catena è molto lunga, perché c'è niente da fare, anche qui è una cosa banale. Le multinazionali e le grandi imprese hanno la produzione in tutte le parti del mondo. Fare come l'8 settembre, tutti a casa, cioè riportiamo tutto a casa, è un problema molto grande, perché ricomporre il ciclo della catena del valore spalmato sul mondo, riportarla e riaccorciarla, lo puoi fare, certo che lo puoi fare, ma ha dei costi rilevanti, molto, molto alti. E tu impresa, sempre di più americana, si sta trovando tra l'incudine e il martello, perché l'incudine è che la mia catena della componentistica Google che mi fanno in Vietnam adesso c'ha una tariffa d'ingresso quella componente nel mio prodotto e quindi il prodotto aumenta di prezzo, ma se dovessi riportare tutta la catena negli Stati Uniti il prodotto mi schizza ancora di più. Il costo di quel prodotto mi schizza ancora di più. Guardate, c'è qui una cartina di tornasole che è inequivocabile.
Il PIL va bene americano, la disoccupazione è ai minimi storici, ma i consumi non crescono, perché mediamente i prodotti americani hanno aumentato il loro prezzo. E il consumatore americano si trova i prodotti che prima comprava con la tariffa all'ingresso che costano di più, e il proprio prodotto americano che costa di più per il semplice fatto che l'impresa americana deve riportare pezzi di quel valore dentro il ciclo di produzione nazionale, e ovviamente hanno aumentato di prezzo, e quindi i consumi non seguono la crescita esponenziale che invece sta avendo sia il PIL sia la caduta del saggio di disoccupazione. E allora qual è la reazione? Beh, la reazione, prendete Google. Google non solo ha pezzi di componentistica sparsi per il mondo, e quindi gli abbassa poi il costo del valore del prodotto finale, del prezzo del prezzo finale del prodotto finale, ma Google è intenzionato a esportare i propri prodotti sui mercati del mondo. Google incassa 30 miliardi all'anno dal mercato cinese, perché lì è cresciuto il benessere di quella popolazione, c'è un ceto medio che ha più soldi in tasca e compra che cosa? L'iPod. E chi li vende? Google. Se queste aziende, che all'inizio dell'epoca Trump erano intorno al tavolo della stanza ovale battendo le mani a Trump, voi sapete che la Confindustria americana 10 giorni fa ha mandato una lettera ufficiale a Trump di la smettila, ci sta mettendo in ginocchio questa politica, sia nei costi interni sia sui mercati di esportazione, hanno preso una posizione ufficiale. E poi come stanno reagendo? Stanno reagendo con quello che si chiama in gergo economico il jumping tariff, che significa jumping, saltare, no? In inglese tariff è tariffa, salto alla tariffa, e cioè vengo a produrre nel tuo mercato, cioè è una spinta alla delocalizzazione. Cosa è successo, ad esempio, anche qui esempio pratico, quando l'Europa, subendo il primo schiaffo dei dazi su acciaio e alluminio, ha detto sì, anche noi allora per 3 milioni di vostri beni alziamo i dazi. Dove li abbiamo messo? Sullo Scotch Bourbon e sull'Harley Davidson e sulle magliette. Sull'Harley Davidson, sui jeans. Sull'Harley Davidson, quell'azienda cosa ha detto? Ma io al mercato europeo mica ci rimetto. E ha comprato una fabbrica a Gand, ne ha comprato una seconda ad Hannover, a Gand ha già iniziato la produzione, vengo a produrre nel tuo mercato. Ma questa operazione non è soltanto in uscita, è anche in entrata per gli Stati Uniti d'America. Se voi guardate i piani industriali delle più grandi case industriali europee del mondo, stanno facendo la stessa operazione. Cioè, quando Trump minaccia l'Europa di introdurre un dazio del 25% sulle auto europee, la famosa frase "io mi sono stufato, cammino sulla quinta strada, vedo tutte Mercedes, BMW, Audi, e vengo a Berlino, a Bruxelles, non vedo una macchina americana", qua non funziona così. Alzo il dazio sulle vostre autovetture europee, che è un mercato di 45 miliardi, per l'Europa è un disastro, per 45 miliardi vale quel mercato per l'Europa delle auto vendute in America, però il tariff jump, il jumping tariff, il tariff jumping, la stessa cosa, come dire, ha già risolto il problema. L'85% delle macchine europee vendute in America sono già adesso prodotte in America. L'85%. La Mercedes ha uno stabilimento ad Alabama, adesso stanno aumentando i capannoni e le linee di produzione. La BMW ha uno stabilimento in North Carolina e produce l'X3, l'X4, l'X5, l'X6, tutta la gamma dei SUV maggiormente ambiti. In più c'ha una grandissima fabbrica di componentistica nello stato di Washington, che produce una cosa eccezionale che sono le fibre di carbonio. L'Audi c'è una fabbrica nell'Indiana, la Volkswagen
c'è una fabbrica enorme in Tennessee, a Chattanooga, dove produce SUV e le macchine maggiormente ambite dal mercato americano, che sono le Passat. Toyota, Suzuki, Honda, per loro lo stesso, già producono lì. Quindi questa strategia, come dire, che minaccia, alza dazi, poi trova le soluzioni attraverso i fatti che vi sto raccontando, anche una spinta a produrre dove ci sono le tariffe più alte d'ingresso qualora non producessi là. Quindi, concludendo questo ragionamento della strategia in atto, delle conseguenze negative che comporta sul piano economico, rallentamento finanziario e industriale, sembra come dire una strategia nella quale tu stai, sapete quello che vediamo nei telegiornali la sera quando ci sono queste stagioni degli uragani, che vedi queste povere persone negli stati, la Georgia, la Florida, che asse di legno inchiodate alle finestre per proteggersi, e poi la casa che gli viene spazzata via dall'uragano, non bastano metterci gli assi, e in questo caso il rischio che salti proprio la casa nella supremazia economica nel mondo, perché secondo capitolo quello che sta succedendo di là è l'altra strategia, di là è la Cina, la strategia è esattamente opposta a questa, che poi si viviamo in un tempo pazzo nel quale il più grande come dire, il più grande economia del libero mercato si chiude, la più grande economia comunista si apre al mondo, e questo fa parte delle contraddizioni, come dire, però è così, e la Cina sta reagendo esattamente nella misura opposta e alternativa a quella americana, la sta agendo abbattendo con il resto del mondo o congelando o riducendo le tariffe d'ingresso del libero scambio, intensificando i rapporti commerciali con tutto il resto del pianeta e facendolo sempre solo a livello multilaterale, mai a livello bilaterale. La Cina ha come interlocutori l'Europa, da ultimo 16 paesi dei Balcani con un tavolo apposito, 50 paesi dell'Africa subsahariana, CONCAF, tutto il Cono Sur dell'America Latina, sempre con macroeconomie, perché rappresentano aree territoriali di loro interesse commerciale. Non gli interessa il mercato portoghese, gli interessa il mercato europeo. E quando Tria e poi Di Maio vanno in Cina e pietiscono, loro ascoltano, perché sono persone per bene i cinesi, e ascoltano quella filosofia orientale, che sono molto pazienti, ma al dunque i soldi te li prestano, se tu sei a favore dell'Europa, non contro l'Europa, loro interessa l'Europa, mica l'Italia. L'Italia fanno un boccone quando vogliono, interessa l'Europa. Se tu hai una strategia pro, entri in questo armonioso quadro di crescita. Se sei fuori, ti so ascoltare perché sono una persona gentile, ma su di te stai tranquillo che non faccio grandi sostegni. Cosa sta facendo materialmente? Brevemente, sempre, sto andando un po' oltre. Quanto tempo abbiamo? Andiamo, abbiamo tempo. Cosa sta facendo materialmente? Molto sempre in termini di titoli, ci vorrebbero giornate intere per affrontare. Uno, questa grande strategia che parte dalla Cina per arrivare dentro il mercato più ricco del mondo, che è l'Europa centrale del nord. Noi in maniera affascinante, un po' sentimentale, un po' da Marco Polo, la chiamiamo via della seta. Loro, in termini molto più concreti, la chiamano in inglese One Belt, One Road, cioè che vuol dire una strada, una cintura, una cinghia con i vari passanti da tenere insieme. Tenere insieme non è un indumento tessile, non è la seta, è una cosa più concreta. Questa via della seta, questa integrazione crescente tra economia cinese, asiatica ed europea, è arrivata da ultimo già a casa, sta qui, da facci, perché hanno ristrutturato, finanziato
tutto il porto del Pireo, Atene, hanno ricevuto da Tsipras una concessione per 35 anni. Cosa vuol dire ristrutturato? Hanno scavato molti fondali per consentire che le navi che arrivano con i container cinesi possano, si chiama transshipment, possano poi arrivare lì e avere l'ancoraggio, i fondali necessari per l'ancoraggio per enormi tipi di navi. E da lì hanno Atene è diventata e diventerà sempre di più, hanno investito 32 miliardi di dollari, cioè mica noccioline in questa operazione, e hanno speso, ed è in, come dire, il porto è già preso, è già fatto, e diventa il più grande centro logistico dell'Europa. Le grandi imprese olandesi, tedesche e scandinave stanno spostando ad Atene i loro centri logistici, lasciano Rotterdam, Anversa e si spostano lì. Da lì parte quelle che si chiamano in gergo navi figlie, navi madri che arrivano ai transshipment, poi nascono le navi figlie che portano questi prodotti, questi container lungo l'Adriatico e lungo il Tirreno. Perché hanno scelto Pireo, l'Adriatico e il Tirreno e non più, come quando io stavo a fare il segretario della CGIL e mi occupavo di queste cose, ahimè, tanti anni fa, Gioia Tauro, che aveva di fronte Algerisas, Valencia. A Valencia mo ci arriva soltanto l'Aquarius, e Gioia Tauro è in mano, ahimè, a cose non belle per la criminalità del nostro paese. Perché hanno scelto l'Adriatico, Atene, l'Adriatico e poi eventualmente il Tirreno? Perché risparmiano 12 giorni di navigazione. Passare per Gibilterra, risalire ai porti di Rotterdam e di Anversa significa 10-12 giorni in più di navigazione. Allora hanno messo questo avamposto. Questo avamposto è una straordinaria integrazione infrastrutturale tra mare e terra, tra porto, treni e ferrovia, e autostrade, porti, treni e autostrade, per cui le navi figli hanno tre porti di riferimento. Ne parlavo con Marco l'altro giorno: Venezia, Trieste e Capodistria, già pronti ad accoglierle, e hanno un'autostrada che parte dal porto di Montenegro di Bar, già comprato dai cinesi, e un'autostrada che risale fino a Belgrado per poi ricongiungersi verso l'Europa centrale e verso l'Europa orientale. Questa autostrada è arrivata a 22 km da Belgrado, cioè stanno volando, è quasi pronta. E l'accordo l'hanno fatto con 16 paesi balcani, non con prima Montenegro, poi la Serbia, poi la Croazia, no, con tutta la comunità, perché interessa questo mercato che li porta anche ha una maggiore relazione con l'economia russa. E siccome le cose avvengono con velocità, e noi non siamo dormienti, forse sì, qualcuno in questa regione dorme, nel momento in cui è caduto il ponte Morandi e la Cina ha perduto 2500 container, perché loro puntavano un porto alternativo all'Adriatico, il più grande porto che è Genova, commerciale, davanti al fatto che lì non si capisce dal decreto chi, come e quando, e in più questo fantasmagorico ministro delle infrastrutture che vuole misurare i costi e benefici, non so come li misura, di un prodotto, che di una scelta che valgono il futuro, l'economia della ricchezza del futuro, ha congelato i finanziamenti del terzo valico. Lo spostamento sull'Adriatico del flusso tirrenico sarà una conseguenza fortissima, e se noi dormissimo di meno, questa giunta regionale si vedrà sfilare la ricchezza sotto il naso da Ancona, se la vede sfilare, di questo parlavo con Marco, se la vede sfilare. Noi, paradossalmente, grida vendetta a cospetto di Dio, che siamo la capitale della macro regione adriatico-ionica, che abbiamo i rapporti di qua e di là, con i Balcani e con l'Europa. Noi che siamo la capitale, lo sanno? Lo sanno, glielo dica qualcuno. Li svegli.
Le scelte sul porto di Ancona, sull'interporto, sulla trans TEN-T, la transeuropea baltica italiana che passerebbe per Ancona, che è in revisione adesso a Bruxelles, se qualcuno si interessa delle cose che vengono fatte a Bruxelles per l'economia italiana.